Si è svolta a Locri la manifestazione Città pulita e plastica free, una giornata all'insegna del rispetto dell'ambiente, organizzata dal comune di Locri, dall'assessorato all'ambiente e alla cultura, in collaborazione ed intesa con l'osservatorio ambientale per il diritto per la vita. Era ancora in collaborazione con l'associazione Città del Sole, con il comitato di quartiere di Moschetta per la salvaguardia dei diritti civici e del WWF di Reggio Calabria. E ancora Dutte des per il progetto di Leo. La prima manifestazione ecologica della città di Locri, che è organizzata da decine di associazioni, che tutte insieme hanno voluto mettere la loro opera per fare una straordinaria pulizia sia della spiaggia che delle due pinete adiacenti. Una cosa bisogna dirla: Locri non è una città molto sporca. Quindi. Questa manifestazione ha più che altro un significato politico, un senso stretto, cioè vogliamo che le associazioni si vedano, si incontrino, si conoscano e soprattutto che pubblicizzino l'idea di mantenere pulita la propria città. Vivere in un posto pulito è sicuramente un, una vita. Una qualità della vita migliore. Noi, come amministrazione, saremo sempre vicino a queste eh, manifestazioni che avranno come obiettivo eh, quello di eh, raggiungere eh, obiettivi comuni e eh, condivisi. Quindi eh, l'impegno di questa amministrazione è stare accanto non solo oggi, ma anche nelle prossime e future manifestazioni che avranno alla base questo spirito. La manifestazione ha visto, oltre che la pulizia dell'arenile, la rappresentazione delle sculture dell'artista locrese Maria Marchio, in tondino di ferro vestitini con abiti realizzati con zanzariera di metallo e materiale riciclato, come ad esempio il blister dei medicinali, per far riflettere sul fatto che la medicina ci cura, il contenitore invece avvelena l'ambiente. Queste opere che sono dei vestiti d'alta moda sono stati realizzati tutti con materiale di recupero. È un percorso questo mio che è cominciato già negli anni 70 quando si cominciò a capire che la plastica sarebbe diventato un grossissimo problema per, per il mondo intero. Ecco, oggi eh, ho voluto rifare alcune opere degli anni 70 utilizzando eh, materiale di recupero come i blister delle medicine, come buste eh, per i regali, eh, come buste di caffè, eh, come si può vedere. Eh, e sono tutte. Abbiamo realizzato questi che sono vestiti della sposa, fatti con materiale di recupero. Questi sono i capelli della sposa, realizzati con le bottiglie dell'acqua, le bottiglie di plastica. Sì, queste sono buste di maglioni che abbiamo recuperato, l'avevano buttata alla spazzatura e, e ho realizzato questo vestito così bello. Le rose fatte sempre con la busta di plastica de, del maglione, dei maglioni. Questi invece sono i contenitori di plastica della frutta e della verdura eh, minuta. E questo è realizzato con i blister delle medicine. È stato realizzato con le buste di un negozio di prodotti dell'America Latina. Il negozio è fallito e la proprietaria non voleva liberarsi di queste buste quando ha saputo che stavo facendo realizzando queste opere me le ha portate dicendo almeno eh, resteranno nella memoria